Il vostro progetto è finalizzato anche ad esaltare la Sicilia, è già un elemento di novità rispetto allo stereotipo cinematografico della Sicilia. Questo progetto nasce come un regalo, un omaggio alla Sicilia, che è da sempre la protagonista del Grand Tour di stampo europeo-americano in Italia, e è una terra che ha dato così tanto all'Italia e al mondo. Non a caso il titolo in italiano di questo film è Sciacca. Come vi siete organizzati e quindi quali saranno le fasi successive? Beh, in questo momento siamo in preparazione, una preparazione molto lunga, perché vogliamo fare il lavoro migliore possibile e poi a settembre riprenderemo con la preparazione, la preproduzione, i casting. Vogliamo coinvolgere il più possibile artisti, persone, lavoratori del luogo, di Sciacca e dei dintorni e poi finalmente daremo alla fine di settembre il primo ciak e rimarremo qua fino alla fine di ottobre. Ci può dire qualcosa sui contenuti del progetto e quindi sulla storia e anche come è nata l'idea di scegliere Sciacca nell'ambito dell'ampio panorama siciliano? Okay, with pleasure. La Sicilia è una Sicily terra is so fantastica, beautiful, and meravigliosa, Sicily is che not forse seen non è stata everywhere mai around the world comunicata e with its raccontata absolute in natural tutta la sua beauty, bellezza, in beauty tutti i of suoi people, colori, nella culture, meraviglia della and so natura, on. nella And meraviglia we della want to show that gente, ed è Sicily per questo che abbiamo has scelto la spot Sicilia, perché vogliamo that is portare not questa Sicilia nel mondo. Assessore, qual è lo stato dell'arte? Ecco, questo è il momento migliore per dirlo. E quale sarà il ruolo del comune? Ma noi abbiamo assolutamente recepito le comunicazioni che ci sono arrivate dalla Film Commission regionale. Poi in precedenza io avevo avuto l'opportunità di conoscere sia Michela, che è la regista, che Ivo Rovagnoli, che è il produttore italiano. Poi c'è stata la lieta sorpresa di Adam e della partecipazione, quindi della compartecipazione della produzione americana. E abbiamo lavorato assolutamente in silenzio, così come d'obbligo, circa per un paio di mesi per andare a individuare location, ma anche per andare a individuare le figure che potrebbero prendere parte al film, ma è un lavoro chiaramente di selezione successivo che poi faranno la regista e il suo gruppo di produzione. E la città sarà raccontata secondo quello che è appena stato detto, quindi nella sua versione più positiva e più bella, sia dal punto di vista dei paesaggi che dal punto di vista dei personaggi.